contigo, Río. Hallo? Sprechen Sie Deutsch? Ja. Ich bin Donato. Donato la Vopa. Ich habe telefoniert mit... Madonna, come si chiamava? Benedetta. Benedetta. Bigen Zimmer. Zimmer. Non è possibile. No, ma parli italiano. No. Di dove sei? Ma hai capito chi sono? Donato, la Vopa. Ci siamo sentiti, ho parlato con te, con Antonio, per la stanza su internet. La stanza. Per dormire. È incredibile, avete anche la stessa voce. Ma la voce di chi? Di mio padre. Ma insomma, Benedetta sta? Sì, sono io. Oh, e dillo prima, è mezz'ora che siamo qua. Scusami, vieni, prego, prego, vieni dentro. Hai solo questo, non hai bagagli? Sì, no, tutto quello che mi serve sta qua. Vieni, vieni. E chiudo la porta. Che è questo tedesco? Dio mio, scusami, c'è un casino, hanno lasciato, perdonami. Vuoi, ti posso offrire qualcosa? Guarda, un mezzo bicchiere d'acqua, che devo prendere una pastiglia. Che prendi? Ah, niente, no, sono dei tranquillanti, che a me il jet lag mi mette sempre un po' di... Ah, che? Me ne daresti una pure a me? Ma guarda che queste sono forti, non è che le puoi prendere come le caramelle. Sì, ma c'ho un po' di jet lag anch'io. Tu non sei partita. Capito, manco te in teoria, perché dall'Italia non c'è il jet lag. Ah. Ah, vabbè, tieni. Grazie, gentilissimo. Bene, ma chi era prima? Ciao. Ciao, piacere. Paolo. Ah, io ho parlato con Antonio, no? Sì, lui è Donato, il nuovo coinquilino. Ah, che piacere. Ciao. Ben arrivato. Grazie. Tutto a posto il viaggio? Va bene, anche se a me però l'aereo mi mette un po' di... Senti, ma già ti ha detto che assomiglia a suo padre? Sì. Dai, scemo! È uguale! Sì. C'ha solo i baffi, mo! Però è identico se li togli. Da quando è morto dice che gli assomigliano tutti, eh. Lo so, finché non superi il lutto... Senti, di dove sei tu? Acquaviva delle Fonti, un paese in provincia di Bari. Ah, pure tu sei del sud? Sì. Io sono di un paesino vicino Napoli. Nah. Pensate... Che è? Che lavoro fai? Faccio l'autista di Pullman, la corriera. Giustamente, vestito così. E ti hanno trasferito qua a Berlino? No, 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 non mi ha trasferito nessuno. Sono venuto io di mia iniziativa, diciamo. Ah, così proprio. Ma come mai hai preso una stanza da noi e non una casa da solo? Allora, innanzitutto per la questione economica. È quella. E poi anche perché questo per me è un periodo un po' particolare, un periodo di transizione, e allora ho bisogno di stare in compagnia, non posso stare. È meglio che non sto da solo. Ah, e come mai? La verità... Allora, una sera stavo a casa da solo, nel senso, pensavo di stare da solo, e mia moglie e mia figlia stavano sopra la nonna. Niente, a un certo punto stavo in camera, mia figlia ha aperto la porta. Ma dai! Mamma, mamma! Ha chiamato la mamma, era la mamma. Ma dai! Mamma, mamma! Levati, chiudi la porta, non guardare! Ha preso la bambina con gli occhi, non guardare! Hanno fatto un casino, niente, ma hanno... Peccato. Con l'amante? No, che amante? Oh, sì, magari. Mi ero vestito da femmina. Sì. Ma non fa niente. Ma era la prima volta che ti vestivi da donna? Sì, la prima volta. E non lo so, mi ha preso così. Veramente un po' che ci pensavo, che sentivo sta cosa dentro, la volevo fare. E quindi niente, stavo così e mi sono messo la gonna, i tacchi, la parrucca. Oh, stavo bene. Una sensazione di benessere. No, non mi chiedere che cosa, non so come mai, però stavo bene. Senta, ma non ho capito, ma ti piacciono gli uomini? No, cioè non lo so, non ci ho mai pensato a questo. Io
Perché a me mi piace, mi piace vestirmi da donna, cioè tutto qua. Vabbè, quindi? E quindi niente, qui la mia moglie vergognosa, cioè, ha detto, oh che poi voglio, cioè, voglio dire, non è che ho ammazzato qualcuno, la donna mi sono messa. E che cavolo, cioè. No. Niente, io mo ero stato a Berlino nell'86, ho detto, beh, mo sai che c'è, me ne vado, fine della storia, questo è tutto. E voi che fate? Ah, io faccio l'attore, sai, lavoro ogni tanto, faccio il cameriere per mantenermi, però. Ah, beh. Sì. E tu? Niente, perché sono ricca e non ho bisogno di lavorare. Certo. Però c'ho sempre bisogno di vestiti in continuazione perché mi piacciono. Infatti scusatemi, però adesso devo andare perché non ho niente da mettermi e domani partiamo per l'Italia, quindi assolutamente ci vediamo dopo. Scusa, ma... Ha detto che dovete partire. Chi è che ha detto? Sì, sì. Io, lei e Antonio, il mio compagno. Ah, state insieme? Sì, sì. Dobbiamo tornare in Italia. Sai, è Pasqua. Poi io finalmente conosco la mamma e il padre. Sei emozionato. E scusa, e qua chi rimane? Tu. Da solo? Ho capito. Vabbè, tu dovresti essere felice, sai. C'è la casa da solo, puoi fare le tue cose, quelle là. E mo l'ho detto, la prima cosa che ho detto. Non posso stare da solo, l'ho detto adesso. Guardi, io da solo faccio qualche sciocchezza, io non posso stare da solo. Oh, io sto male, sto... Ma mi dispiace che stai male, ma noi abbiamo sta cosa organizzata, io non... Senti, facciamo una cosa. Posso venire con voi? Con noi? Sì. Dove? E che ne so, voi dove andate? No, ma non... No, ma che si pazze? Ho capito, ma per me è un problema stare da solo. Ma chiamati qualche amico tuo qua a Berlino, vi fate una passeggiata, ma... Non... Nell'86 sono venuti, chi cazzo conosce? Chi conosce nessuno? Poi ne devo parlare pure con Antonio, guarda... No, non puoi venire un attimo, per favore? Sì, arrivo... Senti, guarda, ne riparliamo. Mannaggia, la miseria, lo sapevo. Berlino, ma da su. Così freddo. Da questa parte? Ah, lo conosci? No. Oh, ma che c'è? Che c'è? C'è che non ho parole, guarda. Ti pare che lo lasciavamo solo? E perché no? Perché quando gli abbiamo detto che non lo portavamo a cercare di tagliarsi le vene, Ho capito, ma non lo conosciamo neanche. E che cosa gli dico ai miei? Già ci sei tu. Ci mancava il travestito depresso, ci mancava. Sta tranquillo. Sì, tranquillo. Sembriamo i village people, sembriamo. Andiamo. Madò, che strano, senza baffi. Stranissimo. Benedetta, sei bravissima, ma sei troppo brava, veramente. Oh mio Dio. Che cosa? Oh mio Dio. Ah, la parrucca, dici? Vabbè, questa mo non la devi vedere così. Qua ho fatto tutto un lavoro, va tutta sistemata. Guarda, pure io la immaginavo tutta la tirata. Questa. Oh, Benedetta, fai una pelle d'oca. Avete anche lo stesso odore. Oh, di nuovo la storia di tuo padre. È morto tuo padre. E che puzzo, di morto io? No, no, no. Non di mio padre. E chi? Di mia madre. Oppure lei è morta? No, lei è viva, è vivissima. Ma almeno è viva una. Oddio, io ho capito tutto. Io non cercavo mio padre. Io cercavo mia madre. Hai capito? No, no, non ho capito. Posso darti un bacio? No, amore, Benedetta, il bacio ci manca, dai, già qua non si capisce niente, io non so dove andare, non so chi sono. Ma mo, che il bacio, ti importa di cosa sei? Anche frate Francesco ha detto che l'amore non ha sesso. E tu sei
bellissimo, è con questo sì, quello sì. Che sei. Sì, lo so, però dai, Benedetto, io e te insieme, dove dobbiamo andare, dai? Beh, potremmo, potremmo rimanere così per tutta la vita. Tu vestito da donna e io... E tu? Beh, io pure. Eh sì, però tu sciolta e io raccolta, per me è importante, raccolta devo stare io. Eh? Ok, ok, e ti raccolgo io per tutta la vita, ok? Sì. Sì. Ora però posso... Ti posso dare un bacio? Sì, sì, però io raccolta. Ok. E tu sciolta. Oddio. Vabbè, chiudi gli occhi. Ma che cazzo... Oh, ma che... Che cazzo fate?